Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Mr. Fiocco 97 e benvenuti per questo nuovo video. Oggi volevo vedere una cosa con voi. Ho visto, cioè è da molto tempo che vedo che mi arrivano molti commenti sul mio un mio video su come giocare online con Minecraft craccato. Mi arrivano molti commenti. Tutti ragazzi. Mi arrivano molti commenti con scritto cose, cioè mi chiedono le cose che ho spiegato nel video. Perciò io pensavo di averlo spiegato. Poi alcune domande tipo che non mi parte il gioco, però vabbè. Io ridico subito che il tutorial è per Minecraft Server, non per Minecraft. Se il gioco non vi parte, guardate un altro tutorial perché il mio è su Minecraft Server. Comunque, stavo dicendo che oggi lo rifarò un'altra volta per vedere se magari riuscirò a chiarirvi tutto senza ogni volta scrivere nei commenti. E stavolta spero di riuscire a spiegarmi meglio. Bene, detto questo, possiamo passare subito a scaricarci. Andate, iniziamo con i download. Andate sul sito di Minecraft, quello, Minecraft, vedete, www.minecraft.net. Vi metterò ovviamente tutti i link dove vado, li metterò anche in descrizione, quindi non chiedetemi domande tipo dammi il link. Poi andate sotto Minecraft Server, sì, scusate, Minecraft, questa qui è la pagina iniziale. Andate sotto Play Minecraft, vedete quella parte. Io adesso sono loggato con il mio account, ma comunque potete anche non loggarvi. Adesso ho detto download ci sarà Minecraft, il gioco, e Minecraft Server. Allora, questo tutorial qua sarà per Mac, ma per XP è completamente uguale, dovete scaricare solamente i link diversi. Per Minecraft Server, il Minecraft Server intendo di Windows.exe sarà questo qua. Vi metterò comunque i link nella descrizione e scriverò per Windows e Mac. Comunque, questo qua è per Windows e questo qua è per Mac e Linux. Adesso noi scarichiamo questo qua. Vi aprirà, voi fate salvo al file. Adesso, vabbè, l'ho già scaricato una volta, quindi. Ok. Aspettiamo che scarica. L'ha scaricato. Lo prendete e lo. Adesso io e voi non dovete farlo perché io ne ho già scaricati altri, ma se è il primo che scaricate sarà normale. Nel caso ne avete già scaricato un altro, dovete togliere il numero e lasciare solamente Minecraft Server. Poi lo mettete, create una cartella, la chiamate come volete, adesso io apposta l'ho chiamata Minecraft Server, la mettete qua dentro e poi lo aprite, doppio clic. Apri, la prima volta vedete farà così. E una volta finito, sì, finito. Ok, una volta finito basterà fare stop. Ok, una volta fatto stop, stopperà il server, vedete, e gli appariranno tutte queste belle cosine. Per prima cosa io vi consiglio di riorganizzarle per tipo, che è molto meglio. Poi, come seconda cosa, dovete andare sotto. Tutte le altre sono le liste che creerà, cioè che riempirà da solo il gioco, oppure potete farlo anche voi, vi spiegherò dopo. Questo qua innanzitutto è il mondo, il vostro bellissimo mondo. Poi andiamo sotto subito la cosa più importante che è server.properties. Apri con e usate TextEdit per Mac o BlockNote, se uguale. Tutto quello che dico adesso è rivolto anche a Windows, è uguale, identico. Io adesso non sto ogni volta a dirlo, quando cambia qualcosa ve lo dirò. Comunque voi dovete fare le stesse cose con Windows. Allora, vedete, adesso aspettate che ingrandisco. Ok, spero che vediate. Allora, questo qui è. Vi spiego tutte le cose. Nether, volete mettere l'inferno o no? Il nome, potete mettere quello che volete e nel caso tipo cambiate nome, il mondo che avevate prima verrà sostituito con quello nuovo perché cambierà il nome. Il query non so cos'è, ma voi lasciate false. Il volo, vabbè, adesso in questo caso mettiamo, vabbè, lasciate false, cioè mettete quello che volete. Anzi, prima di iniziare dico subito. Queste qua sono tutte caratteristiche del server. Se voi lasciate false, false sarebbe falso, sarebbe la caratteristica verrà disabilitata, cioè non sarà abilitata. Se invece mettete true, come in questo caso, la caratteristica verrà abilitata. Questo qua è il volo, questo qua è la porta del server, quindi lasciate così perché questo qua è già giusto. Il tipo di mondo può essere default oppure
super piatto lì, come si chiama. Questo qua non lo so, ma è giusto lasciare false. Ok, il seed, quello che mettete anche in Minecraft normale per il mondo. Questo avete quello che volete, adesso noi mettiamo. Vabbè, no, non mettiamo niente, lo facciamo prima, va. Serve di P, ci torniamo dopo. Questo qua è l'altezza massima per costruire. Questo qua è un area idillici, mi pare. Sì. La whitelist è la lista per. Cioè, se tipo voi volete che nel vostro server entrino solamente due persone, cioè quelle persone, i due vostri amici, basterà mettere il nome dei vostri amici qua dentro. Basterà innanzitutto fare true. Poi dopo vi farò vedere come fare. Basterà fare allora poi spawn animal, gli animali. Online mode, ecco, online mode, se voi avete Minecraft con l'account premium, tipo me, dovete lasciare true. Se invece voi avete tipo anche l'account premium voi, ma volete che entrino i vostri amici che magari hanno Minecraft craccato e non hanno l'account premium, basterà, come si chiama, mettere false. Adesso vediamo, se qualcuno ha capito lo ridico subito, che allora. Se volete che nel vostro server ci siano dentro persone solamente con l'account premium, true. Se invece volete persone di tutti i tipi, anche senza account premium, cioè con Minecraft craccato, false. Il PvP è il fuoco amico, lì si chiama, che potete colpire via vicenda, player versus player. Poi difficoltà, la 1 è hard, o normal, penso hard però. La 0 è peaceful. E il 2 e il 3 non so cosa sono. Comunque o è normal o è easy, non so, uno delle due. La game mode 0 sarebbe survival, 1 sarebbe creativa. Questi qua sono i server che volete mettere nel vostro, i player che volete mettere nel vostro server. Mostri le strutture tipo i dungeon, i villaggi. La distanza che carica il server. Questo qua è molto utile per non far laggare se tipo avete una banda limitata. Meno metterete e più facile caricherà. Poi, e niente. Ora, torniamo subito a server IP, che è il più importante. Server IP potete usare due modi. Iniziamo con quello più semplice. Quello più semplice è scaricarsi Amaci, come ho fatto vedere già nell'altro video. Vedete il solito Amaci, che poi metterò anche i link. Questo qua, vabbè, basta andare solo login, metterò comunque tutti i link. Vi metterò anche i link per scaricarlo subito. Voi lo scaricate. Adesso, in questo caso qua, mi pare, non sono sicuro, che devi. Ah no, provalo gratis, ecco, vedete. Voi cliccate su provalo gratis, dovete creare il vostro account e tutto. Io adesso non lo creo perché l'ho già scaricato. Vedete qua, login Amaci. L'ho già scaricato. Nel caso voi non volete registrarvi, non volete avere contatti con questo qua, sarà più facile ancora andare su Google e scrivere Amaci, poi metterete Windows o Mac secondo di quello che volete, e basterà cercare il sito con Softonic. In questo caso vedete Mac, Softonic. Perfetto, avrete già Amaci da subito da scaricare senza neanche star lì a perdere tempo a registrare tutto. Questo qua vi dà direttamente il download diretto. Ok, adesso però non lo scarico, l'ho già fatto io, quindi niente, questo qua togliamo. Poi se invece, vabbè, poi vedremo anche Amaci. Se invece non volete usare Amaci, c'è un altro modo, è molto più lungo questo modo qua, e probabilmente attaccato sempre a questo video farò dopo un'altra parte con un mio amico che mi aiuterà a mettere a posto questo qua. Ma non penso, penso che il video finirà con il tutorial. In questo modo dovete creare un nuovo account. Vedete, adesso mi loggo. E poi dovrete aggiungere un nuovo dominio. Eh sì, come dire che sono intelligente io. No, scusate, non un dominio, ma aggiungere un host, ovvero un server. In questo caso io adesso ne ho uno, che sarebbe fioccoland.zapto.org, e questo qua sarà il vostro IP del server, ma questo qua lo vedremo poi in un altro video. È comunque molto difficile questo metodo, diciamo, ecco. Poi questo qua lasciamo aperto e tiriamo giù. Ritorniamo qua. Se allora avete deciso di usare Amaci, bisognerà creare un nuovo. Aspetta, faccio prima farvelo vedere. Voi dovrete creare
una nuova rete. Vabbè, una volta l'avrete scaricato, basterà accendere qua e si accenderà e caricherà il vostro account. Lo caricherà da solo l'account, farà tutto da solo. Poi, una volta che avete fatto, qua dove c'è server IP dovrete mettere l'IP. Sì, bravo, dove sono? Dove qua? L'IP di Amaci, questo qua, non il mio ovviamente, ma quello che verrà fuori scritto a voi, lo copiate e lo mettete qua. Se invece non volete farlo, volete farlo con no IP, qua bisognerà lasciare vuoto. E come si chiama? Lasciare vuoto? Sì, lasciare vuoto e poi è un tutorial molto lungo. Gli altri devo mettere dentro il vostro IP, ma è molto molto lungo. Quindi penso che lo faremo molto meglio, lo faremo più in là avanti nel tempo, lo faremo con un mio amico che è molto esperto. Comunque, una volta che avete messo il vostro IP qua, adesso lo faccio subito. Allora, 5, sì, lo so, mi muoio tanto. 5.78. Non me lo ricordo più. Sono memoria, non me lo ricordo più. 239 239.198. Ok, e poi basterà chiudere. Poi la whitelist, tanto che dicevo, la whitelist, adesso la faccio vedere così. Se voi avete messo whitelist true, cioè vera, basterà aprire questo documento qua e inserire dentro qua i nomi dei vostri amici, il nickname, ecco. Poi stavo dicendo, andiamo avanti. Una volta che avete messo il vostro IP di Amaci qua dentro, bisogna andare sotto il menu di Amaci. Se avete Windows, saranno qua le cose, il menu. Se no, se avete Mac, sarà qua in alto, ovviamente. Voi dovete andare sotto Network e poi creare un nuovo network oppure entrare in un network esistente. Adesso ve lo spiego. E su Windows mi pare che sia italiano le scritte, quindi sarà rete, non network. Comunque, vabbè, è uguale. Create a new network, creare una nuova rete. Fate clic e vi chiederà l'ID del network e la password. Potete mettere quello che volete, ad esempio, metto prova e la password metto ciuccia. Creiamo. Questo qua esiste già. Secondo me dice così perché il nome di quella rete esiste già. Faccio prova 1, 2, 3. Oddio. Ashua. Ashua. Vabbè. Adesso lo sta creando piano piano. Sì, basta che si muova anche. Okay. Vedete, ha creato il nostro server. Al momento non c'è nessuno perché l'abbiamo appena creato. Se volete che un vostro amico entri dentro, basterà che voi andate sotto sempre network o rete, se è in italiano, join an existing network, sarebbe entra in una rete già esistente. Così mettete l'ID e la password. Mettete l'ID e la password. E della rete, in questo caso dovrei mettere Asha e la password che era ciuccia. Vedete, in questo caso non me lo fa mettere perché? Perché è mia rete, sono già dentro. Però è esatto così. Adesso la cancello subito. Ah, va che Asha ha fatto subito prima che magari qualcuno lo dica. Va che Asha l'ho scritto apposta, eh? Ok, niente. Con l'H intendo, l'ho scritto apposta con l'H per evitare che qualcuno magari avesse già scritto quel nome. Comunque, e Amaci è a posto. Quando non volete più utilizzarlo, potete lasciarlo sempre aperto. Io comunque di solito lo spengo, metto offline e chiudo l'applicazione. Bene. Poi, una volta detto questo, potremo solamente andare a vedere il nostro server. Aprite Minecraft server. Lui caricherà il mondo. Una volta che viene fuori questa scritta qua, con Dan for help, type help, il server sarà pronto. Per vedere la lista dei comandi basterà fare sì, help e dare invio. E verrà fuori, vedete, kick, ban, pardon, e ve li leggete tu, è facile, non sono, vabbè, massimo vi spiego io. Kick, butta fuori dal server una persona, ban, toglie dal server una persona per sempre, perdona se tu sei. Se ti hanno bannato, uno se ti perdona puoi rientrare ancora. Puoi bannare con l'IP e puoi perdonare con l'IP, ovvero che quella persona lì, tipo, se non hai l'account premium,
Cioè, se ha Minecraft Catalog che può cambiare nome, non può rientrare con l'IP. OP vuol dire oppare, mandare a livello più alto il giocatore. In questo caso sono due livelli, no, tipo ospite e admin. Ospite non potrai fare quello che vorrai, potrai fare quello che vorrai, non potrai usare tuo mini item, quella roba lì. DOP, abbassi un player. Teletrasporto, dai un oggetto. Tell, parla, mandi un messaggio. Stop, sarebbe stoppare il server, salvare tutto il server. Togliere il salvataggio automatico, abilitare il salvataggio automatico, la lista dei personaggi, delle persone nel server. 6, scrivere un messaggio tutta, in modo che possano leggere tutto il personaggio, sì, il player. Il tempo, la game mode, la modalità. Questo qua è la pioggia. E questo qua è l'XP per dare l'esperienza. Bene. Adesso lo mettiamo giù. E apriamo Minecraft. Da sotto multiplayer, vedete, in questo caso ho fatto metti il mio server, il mio 5.78.239.198 è il mio IP di Amaci. Voi dovete usare questo IP qua per entrare, se volete, nel server di un vostro amico, ma dovete essere prima dentro ad Amaci, eh? Ricordatevi che non è che basta sapere l'IP. Cioè, adesso non è che tipo mettete in pausa il video e andate sul mio server, non potete. Finché io non vi dico la password e l'icona e il nome del mio. Cioè, il nome l'avete letto, ma comunque la password non la sapete. E non intendo dirla perché su qua è un server privato e io non ho, come si chiama, voglia di stare a fare un server dove potete trattare la gente, anche perché sarebbe sempre spento, visto che io non lo uso molto spesso ultimamente il computer. Comunque, dicevo che per far entrare la gente nella vostra rete dovete tenere Amaci aperto, ovviamente. E poi basta. Voi in questo caso adesso entrate. Adesso si connette al server. Non so perché ci mette così tanto tempo. Perché ci mette così tanto tempo? C'è qualcosa che non va allora. Oh. Ragazzi, scusate, errore mio. Come si chiama? Ho acceso Amaci dopo che il server era già aperto. Dovete farlo prima, eh. Amaci deve tenerlo sempre aperto quando usate il server, quindi niente, colpa mia. Questo caso l'ho già fatto, vedete, basterà a rientrare adesso. Login. Multiplayer. Login in. E ancora. Ah no, vedete? Ok, perfetto. Questa cosa vedete che non posso rompere i cubetti, non è un tipo un lag o un bug, perché? Perché siamo allo spawn point e finché non siamo, vedete, finché non siamo oppati, non potrete rompere nessun tipo di blocco. Però potete farvi male. Questo tuo mini agent, se non ce l'ho, comunque vabbè. Che bello solo, con la mia nuova texture. Comunque, non potete rompere nessun blocco. Per far ciò basta andare sotto il terminale, cioè sotto Microserver, la finestra qua, e fare ovviamente OP e poi mettere in questo caso il mio nome. No, voi dovete mettere il vostro, anche se non ha le maiuscole non importa, tanto vi oppa comunque. Vedete? You are now OP. Facile. Adesso potete tipo spawnarvi gli oggetti, ad esempio slash give TNT 64. Ah già, è vero, slash give, dovete mettere sempre il vostro nome, TNT 64. Oddio, non più male. Comunque, vabbè, niente. La tenete comunque con 46. Comunque, sono sicuro che funziona. E comunque, adesso vedete che siamo sempre allo spawn point. Prima non potevamo romperlo, adesso possiamo romperlo benissimo perché siamo oppati. Diciamo, siamo admin. Poi. No, gli altri comandi ve li scoprite voi, vi lascio a voi la possibilità di scoprirli. Noi adesso ci disconnettiamo. Se volete ovviamente mettere il vostro server fra i preferiti, basterà fare add server e mettere dentro nome e poi l'IP. Facile, no? Niente ragazzi, allora anche per oggi è tutto. Io spero che questo
tutorial migliorato vi sia piaciuto. Lasciate stare la parte che vi ho raccontato prima su NoIP, perché è molto lunga e molto difficile, e quindi la farò la prossima volta, in un prossimo video. No, la prossima volta, in un prossimo video. Niente ragazzi, io allora vi posso solamente dire ciao. Ciao. No, aspettate, vi saluto in un modo migliore. Ok, questo qua possiamo anche buttarla via, l'ante vecchio. Sì, vabbè. Vi saluterò in un modo migliore. Quale? Non lo so. Comunque, ho deciso con un mio amico che con un amico vogliamo fare un come si chiama, una nuova serie. Iniziare una nuova serie multiplayer con Sissy Laso. E vorremmo usare la Technic Packling, si chiama, però la Techic, che non. La Technic. Vabbè, non vi dico niente e lo scoprirete poi. Ciao a tutti ragazzi, da questo è stato Mr. Fiocco 97. Alla prossima. Ciao ciao. Dire ciao ciao. Aspettate un attimo. Volevo dirvi allora, nei commenti. Dovete subito, per favore non fatemi le solite domande del cavolo nei commenti, tipo non mi parte il gioco, ho aggiornato, riscaricato, perché io a quelle lì non vi risponderò. Vi risponderò solamente alle domande, quelle pertinenti sul video, e poi eventualmente se vedo che sono domande ripetute non gli risponderò, perché basterà andare a vedere nei commenti prima. Cioè se voi non vi va qualcosa, non riuscite a fare qualcosa, prima andate a vedere nei commenti se c'è già la vostra domanda. Se non c'è, me la fate. Se c'è, invece, guardate la mia risposta. Bene, questo è tutto. Grazie a tutti. Bella ragazzi. Ciao, ciao.